Buonasera a tutti, anche questa volta la tecnologia ci viene in soccorso facendo funzionare tutto al primo tentativo. È il 18 giugno, sono le 17:30 e quindi benvenuti a tutti alla mia diretta quotidiana Facebook. Io voglio già segnalarvi che domani saremo in onda con ogni probabilità alle ore 17. Dico con ogni probabilità perché domani rientro a Roma perché ricominciano i lavori parlamentari della settimana e quindi naturalmente dipenderò un po' dall'orario dell'aula. Comunque diciamo segniamo a matita le ore 17 per domani, poi vi darò conferma durante la giornata. Tra l'altro ne approfitto per dire che speriamo che questa settimana comincino i lavori le commissioni parlamentari. Sono 105 giorni che abbiamo votato, le commissioni sono ancora paralizzate. Nel senso che non sono ancora state costituite. Dovete sapere, peraltro, ovviamente non tutti credo abbiano familiarità e dimestichezza con i lavori del Parlamento, ma le commissioni sono il cuore pulsante, dell'attività parlamentare. È vero che molto, diciamo così, la parte più teatrale accade nell'aula, nella plenaria di Montecitorio, però è vero anche che il lavoro minuto, quello quotidiano, quello che ha a che fare con il lavoro legato ai vari provvedimenti che si portano avanti, avviene soprattutto nelle commissioni. Le commissioni lavorano in parallelo, è lì che avviene tutto il lavoro di approfondimento, il lavoro di dettaglio, il lavoro preparatorio che poi trova il suo coronamento in aula. Quindi, se non cominciano a funzionare le commissioni, in realtà il Parlamento fa soltanto la parte, diciamo così, più scenografica, ma manca tutto il lavoro che ci sta dietro. E il fatto che le commissioni non siano ancora partite deriva soltanto da un problema di accordi legati alle cariche, alle poltrone da parte di Lega e 5 Stelle. Infatti le presidenze delle commissioni, a parte le commissioni di garanzia di cui poi vi parlerò, sono tutte quante appannaggio della maggioranza, quindi la maggioranza che nomina i presidenti di commissione e sono posizioni piuttosto ambite e quindi fin tanto che non sono riusciti a diciamo dividersi sottosegretari e viceministri, Lega e 5 Stelle non erano in grado e probabilmente non sono ancora in grado di sciogliere il nodo delle commissioni, nonostante ormai i sottosegretari e i viceministri abbiano già da qualche giorno giurato e siano in carica, noi siamo ancora sostanzialmente fermi. Lo dico perché il Movimento 5 Stelle in particolare si fa sempre vanto particolarmente di non essere legato alle poltrone e quindi di avere a che fare soprattutto alle questioni, ma a quanto pare così non è. Tra l'altro i giornali riportano che dentro il Movimento 5 Stelle c'è un certo mal di pancia perché la quasi totalità degli incarichi sono stati dati ai deputati già eletti nella scorsa legislatura, quindi i deputati di nuova nomina non avrebbero visto che le briciole e pare che siano piuttosto arrabbiati. Devo segnalare tra l'altro che uno dei sottosegretari nominati del Movimento 5 Stelle è un sottosegretario che era già arrivato al secondo mandato perché aveva fatto un mandato da consigliere comunale e uno da senatore, credo, e quindi si sta anche cominciando a parlare di questa allocazione di poltrone di governo per bypassare la regola del 5 Stelle dei due mandati, cioè fai due mandati da parlamentare o comunque in un'assemblea elettiva e poi ti prendi una bella poltrona da sottosegretario. L'interessato ha detto che si tratta in realtà di un modo per non perdere le competenze, ma se questo vale per lui, probabilmente varrà anche per Di Maio la prossima volta. Si dirà che ha acquisito delle competenze come ministro, anzi ministro e vicepremier, e quindi magari lo ricandideranno. E così anche la regola dei due mandati sarà andata via, come la regola di avere le persone incensurate, non sottoposte a procedimento penale, insomma, le tante cose che il Movimento 5 Stelle predica, ma poi regolarmente non fa. Nel frattempo, il nostro amico Matteo Salvini continua a dar fondo a tutte quelle cose che sanno di populismo ruspante che non costano nulla. Sono tutte le cose che Salvini sta dicendo in questo periodo per mantenere alto il consenso sul governo. Sono sostanzialmente sparate, diciamo così, puramente demagogiche, perché appunto così come uno dice mandiamo via 600.000 immigrati, così può dire me la prendo con i Rom. Sono annunci, non costano niente, cementano l'opinione pubblica individuando un capro espiatorio, diciamo un nemico da battere, e così si porta avanti il consenso popolare. Diciamoci la verità, questa è la tecnica che Salvini ha utilizzato, che sta utilizzando. Io credo che il fatto di aver dato al Movimento 5 Stelle tutti quei ministeri
nei quali se non ci sono le risorse non si fa niente, tipo le infrastrutture, il lavoro, lo sviluppo economico, e di essersi tenuto un ministero, diciamo così, più di principio, lo aiuti moltissimo a tenere questa strategia, che è una strategia che colpisce perché vediamo che in tutti i sondaggi la Lega va su e il Movimento 5 Stelle va giù. Quindi Salvini continua a dire cose orribili, cose che fino a qualche tempo fa pensavamo fossero impresentabili in società, cose che si potevano pensare vergognandosi un po' di se stessi, ma che in realtà non si potevano dire. Oggi invece Salvini le dice. Mi riferisco in particolare alla sparata di oggi che riguarda i Rom. Che cosa dice il ministro degli Interni, che dovrebbe essere, quella persona super partes che si occupa della nostra sicurezza, che si occupa dei nostri procedimenti elettorali? Un po' il ministro degli Interni, diciamolo, è un po' l'arbitro, un po' quello che guarda la sicurezza di tutti e che non dovrebbe prendere parte. Ma Salvini se ne strafrega del ruolo del ministro degli Interni e dice: ah, faremo un bel censimento sui Rom, quelli irregolari li espelliamo, purtroppo gli italiani ce li dobbiamo tenere, quindi prima gli italiani, ma mi raccomando che non siate rom. Ovviamente vi auguro, tra l'altro, di non essere tante altre cose, perché se ce la prendiamo con gli immigrati e ce la prendiamo con i rom, chissà quale sarà la prossima categoria, se i gay, le persone con disabilità, chi lo sa, insomma, vedremo che cosa tireranno fuori. Comunque, dice tutto questo, è una cosa secondo me di una bruttezza più unica che rara. Ripeto, perché qui dietro c'è evidentemente una strategia comunicativa molto forte. È un film che abbiamo visto in fondo già nel secolo scorso. Che cosa si fa dopo una grande crisi economica, quando c'è una grande disperazione nel paese? Si prendono le folle arrabbiate, deluse, inferocite, le si ricompatta contro un nemico esterno, che nel secolo scorso potevano essere gli ebrei, oggi invece sono appunto i neri, sono i rom. Si dicono cose che sono in fondo nella pancia della gente, no? Che i neri ci rubano il posto, che i Rom rubano, si individua una categoria, gli si dà addosso in modo tale che si ricompatta la gente che è stanca e che magari aspetta il reddito di cittadinanza o aspetta l'abrogazione della legge Fornero, che naturalmente non vedrà, ma nel frattempo gli si dice che i Rom sono brutti, sporchi e cattivi, che li censiremo e che li espelleremo e che purtroppo gli italiani ce li dobbiamo tenere. A parte il fatto che poi va ricordato che i Rom che sono cittadini europei, non li puoi evidentemente espellere, perché come tutti i cittadini europei dovranno restare qui. A parte il fatto che già nel contratto di Lega e 5 Stelle si parlava di cose come, per esempio, il togliere la potestà dei genitori ai Rom rispetto ai loro bambini, che sono cose aberranti, perché togliere la potestà dei genitori sono decisioni che può prendere un giudice rispetto a un caso concreto, non può prenderle il legislatore e in generale su una categoria indiscriminata di persone, perché anche se ci fosse, ammettiamo per esempio un solo Rom che è una brava persona, io non penso questo, ma fosse anche solo uno su tutta la comunità Rom, noi non potremmo affibbiare alla persona, quella onesta, il fatto di essere un disonesto perché appartiene a una categoria. Questo è il razzismo. Il razzismo è attribuire a tutti indistintamente, buoni, cattivi, giusti e ingiusti, alti, bassi, magri e grassi, le caratteristiche invise della categoria a cui appartengono. Questo si sta facendo e lo si fa proprio per dare un segnale di distrazione di massa. È chiaro che Salvini, dicendo questo, pensa a tutte le persone che hanno i Rom in antipatia perché fanno l'elemosina o perché borseggiano. E quindi dice: io c'è un nemico comune, mi occupo di voi perché praticamente provvedo allo sterminio di queste persone. Questo è un sistema disonesto che io credo, se usato da uno statista, che ha un altro compito, un altro ruolo, ma questo si sta facendo e io lo voglio tradurre in termini chiari perché voglio che sia chiaro il meccanismo che ci sta alle spalle. E anche rispetto a questo meccanismo, noi saremo lì a combatterlo, perché guardate, io credo che bisogna essere durissimi contro la delinquenza, ma durissimi contro le cause della delinquenza, come disse Tony Blair tanti anni fa. Bisogna reprimere chi delinque, e se è Rom è uguale, ma non bisogna mai allargare lo stigma che si attacca ad alcune categorie anche a persone che non c'entrano niente. È una cosa orribile, soprattutto perché lo si fa, ripeto, per aggregare consenso,
per aggregare consenso, dimenticando che le promesse fatte di sostegno alle categorie che più hanno bisogno dell'aiuto della politica e del governo, appunto quelle promesse che poi cadono nel dimenticatoio. Ripeto, dov'è la flat tax? Dov'è la riforma della Fornero? Non se ne parla più. Detto questo, volevo ricordare, ma mi fermo un attimo per ricordarvi di condividere questo video, anche la diretta e anche la registrazione, in modo tale che allarghiamo il gruppo degli ascoltatori di queste dirette. Volevo ricordarvi le frasi di Bonisoli, che è il nuovo ministro della cultura, che ha detto che bisogna eliminare i fondi che sono destinati ai ragazzi diciottenni per la cultura, perché loro in realtà non devono avere fondi in più, ma devono imparare a scegliere la cultura rinunciando magari a un paio di scarpe. Quindi gli si toglie 500 e passa euro all'anno, perché devono in realtà scegliere tra scarpe e cultura, come fossero la stessa cosa. Io trovo che un ministro della cultura che parte indicando dei tagli alla cultura non parta col piede giusto, lo dico con grande sincerità. Devo dire che lo strumento della 18 app, cioè di quella app che serve appunto ai diciottenni a spendere soldi, a spendere queste centinaia di euro in strumenti culturali, quindi libri, dischi, concerti e quant'altro, è stato un successo. Lo certifica anche Confindustria Cultura, dicendo che più di 800.000 ragazzi hanno speso 260 milioni di euro con questo strumento, e che molti settori, come per esempio il settore dei libri, hanno ottenuto dei forti benefici. E guardate, voglio collegare questo strumento molto importante a una cosa che noi durante gli anni di governo abbiamo detto spesso, e cioè che bisognava unire ogni euro speso in sicurezza a un euro speso in cultura, in integrazione. Perché una delle ragioni, io credo, per le quali l'Italia è rimasta indenne dagli attacchi terroristici, diciamo, delle persone di seconda generazione, è perché quel senso di alienazione, di non appartenenza che in molti paesi i ragazzi di seconda generazione hanno, qui lo si sente meno. E le cause di quel terrorismo sono state proprio quel senso di alienazione, quel senso di distanza, di non appartenenza al paese nel quale magari si è nati e nel quale si è cresciuti. Allora, se noi davvero vogliamo efficacemente evitare che ci siano attacchi di quel genere, che quindi il terrorismo attecchisca, in genere questa disaffezione si radichi, dobbiamo fare in modo che i ragazzi, tutti i ragazzi, abbiano maggiori strumenti di integrazione, di comprensione del mondo nel quale vivono, e anche di aumentare questo senso di appartenenza. E la cultura è uno strumento potentissimo per questo. Noi non è soltanto una manovra economica che sostiene un settore importante quale quello della cultura, un settore economico di produzione quale quello dell'editoria, della musica o dell'industria culturale, ma è uno strumento di educazione civica al quale non possiamo rinunciare. Per questo io penso che sia stato molto sbagliato quello che il ministro Bonisoli ha detto, e voglio sottolineare che il Partito Democratico, come ha fatto in questi giorni sui social media, penso alle parole di Andrea Marcucci o di Anna Scani, saremo molto molto fermi nel tutelare questo strumento. Ancora un paio di cose, sempre chiedendovi di pigiare su condividi, mi raccomando. Sapete, c'è stata una polemica tra Di Maio e l'amministratore delegato di Foodora. Di Maio ha scelto per prima cosa di incontrare i rider appena diventato ministro del lavoro. Io devo ammettere che penso che sia stata una scelta importante, un gesto di attenzione che non ho difficoltà, questo per dimostrare che si può fare opposizione anche apprezzando talune cose, e penso che sia stato un gesto intelligente, un gesto ben fatto. Penso però che bisogna evitare di correre il rischio che che l'economia che si trasforma non trovi nel nostro paese un terreno fertile per crescere. Se noi applichiamo, come pare il nuovo ministro Di Maio voglia fare, delle categorie che appartengono al secolo scorso, questo non ci aiuta. Io penso che tutte le volte che noi creiamo lavoro sano, lavoro non in nero, e che creiamo comunque lavoro, questa è una buona cosa. Ovviamente dobbiamo combattere in modo nettissimo tutti gli abusi e tutte le forme di sfruttamento, ma attenzione a non pensare che gli schemi novecenteschi
del lavoro fisso per 35 anni possano essere riproposti, perché purtroppo non è così. Ci piacerebbe magari anche, ma se noi guardiamo qual è il ciclo di obsolescenza dei nostri prodotti e delle nostre aziende, vediamo che questo non è possibile. Io nella mia vita ho cominciato a lavorare per una banca estremamente prestigiosa che stava lì da più di 100 anni e io pensavo che mi sarebbe sopravvissuta, e invece io sono ancora qui e quella banca non esiste più. Chi avesse lavorato per Nokia 25 anni fa avrebbe lavorato per l'azienda che produceva praticamente i telefonini che tutti avevamo in tasca, ma oggi Nokia non c'è più e quindi se qualcuno avesse avuto la promessa da Nokia di lavorare tutta la vita lì da loro, sarebbe stata una promessa non mantenuta. E allora la difficoltà del Ministero di Di Maio, secondo me, sta proprio nel mettere insieme le tutele da un lato e le opportunità dall'altro. Non dobbiamo, le due cose non possono combattersi, avere un approccio ideologico a questi fenomeni non fa bene al lavoro. Se Foodora dovesse andare via o qualsiasi altra di queste aziende della gig economy dovesse andare via dal paese, questo non sarebbe un bene per il paese, non sarebbe neanche un bene per chi ci lavora. Allora, benissimo lavorare perché le tutele siano aumentate, perché nessuno sia sfruttato, ma attenzione, e il Movimento 5 Stelle corre dei grandi rischi, soprattutto adesso che deve recuperare terreno rispetto alla Lega, attenzione ad applicare categorie del passato a un fenomeno molto complicato, lo riconosco, molto difficile, ma purtroppo l'arte del governo in questo momento richiede di confrontarsi con una realtà complessa. Il ministro Di Maio dovrà arrendersi a quest'idea. L'ultimissima cosa prima di chiudere, questo caso giudiziario di questa donna che è stata molestata da Tavecchio e che, sapete, il presidente della Federazione Calcio, il caso sarebbe stato archiviato, è stato archiviato perché una giudice ha detto che la donna molestata era troppo anziana per poter essere effettivamente, in un certo senso, intimorita o sentire la pressione psicologica o la violenza derivante dalla molestia. Io trovo che sia una cosa incomprensibile, anche qui un segno di un'aria non particolarmente positiva che tira in questo paese. Il New York Times ha fatto un articolone su questo tema, dicendo appunto che in Italia le donne oltre una certa età possono essere liberamente molestate. È una di quelle attenzioni internazionali delle quali faremmo, dico la verità, molto volentieri a meno. E sono questi piccoli segnali culturali che, devo dire la verità, mi preoccupano moltissimo. Penso che il ruolo del Partito Democratico e delle persone di sinistra stia anche nel presidio di una civiltà dei rapporti a tutti i livelli che in questo paese sta, in un certo senso venendo a mancare. Io nel mio piccolissimo, anche con queste dirette, ma anche con il lavoro parlamentare, farò di tutto e tutto quello che posso, per vigilare su questa situazione. Voglio ricordarvi in chiusura le parole di Liliana Segre, tornando alla vicenda dei Rom. Quando Liliana Segre ha fatto la sua dichiarazione di voto in Senato, sul governo Conte, ha detto, da sopravvissuta di Auschwitz, queste parole: ha detto, mi rifiuto di pensare che la nostra civiltà democratica sia sporcata da leggi speciali nei confronti di Rom e Sinti. Se accadrà, mi opporrò con tutte le mie forze. Ecco, noi ci opporremo con tutte le nostre forze, non soltanto le leggi speciali nei confronti dei Rom e dei Sinti, ma anche nei confronti di questa cultura intollerante, violenta, sgarbata, maleducata, piena di odio che la Lega in particolare, ma il governo 5 Stelle, sta fomentando nel paese. Noi non faremo un solo passo indietro. Io mi fermo qui, vi aspetto domani alle ore 17, salvo conferma perché, come ho detto, c'è l'aula in ballo, e vi ringrazio ancora una volta moltissimo per l'attenzione. Ciao, a domani.